Ciao, amico mio! Oggi hai qualcosa di diverso dal solito! Ma certo, è ovvio! Io sono Nettuno, Bob, l'imperatore del mare! Oh, ecco! Oh, no! Il mio gelatino, no! Perché il mondo con me è sempre così crudele? Perché? Tu sei il mio migliore amico. Non temere, avrai tutti i gelati che vuoi. Fermo! Così peggiora la situazione. E poi! Sì, meglio di così non si può. No, peggio di così non si può. Appunto. Rimedio subito. Ehi! Urrà! Faccio in modo di accontentarvi tutti e due. No, non ci provare. Possibile che tu non riesca a capire. Oh, un geyser di gelato, ma è bellissimo. Mangiarlo tutto! Peccato! Credo che questo sia il giorno più triste di tutta la mia vita! Buono, Ichaka! Che dolce cremosa catastrofe! Salvaci tu, SpongeBob! Salvaci! Anzi, aspetta! Adesso puoi salvarci! Fermati, gelato! Fermati subito! No, ho peggiorato la situazione. Che disastro, Patrick, alla fine. Tu, non esagerare, non mi sembra così grave. Fermo, ragazzi, la nostra bambina. Prometto di non farci più. Prendetemi dei soldi. Che disastro, Spongy. Hai ragione tu, è la fine. Una spugna non può domare questo potere. Noi te l'avevamo detto. Grazie dell'aiuto. Un aiuto posso dartelo io. Credo di avere qualcosa che ti appartiene, ragazzo. Sì, la mia scatola. Ma allora cos'è questo? Quello è il mio famoso tridente. Riprenditelo pure, tanto a me non serve più. Oh, scusa, non volevo. Per troppo tempo lontano dal suo vero padrone, il tridente non obbedisce più. È impazzito. Scusa ancora, è che non riesco più a staccarmi. No, fermalo, ti prego. Sei un monello, vergognati! Non ci si comporta così! Ma guardatelo! È impossibile tenerti il broncio! E adesso vediamo di rimettere le cose a posto! È difficile camminare, ma ne vale la pena! La fine perfetta di una giornata perfetta. Ora manca soltanto il gelato perfetto. Oh, oh mamma, quanti gusti! Quale marca compriamo? Ti andrebbe la Hogan Dup? No, è una marca troppo raffinata. La Rocky Road! Con sassi veri! Gelato con sassi, così diverso dalla nostra amicizia che è come una strada asfaltata senza buche. Non ho mai visto del cibo così brutto. Oh, ma è meraviglioso! Buongiorno e buon gelato, caro signore! Grazie! Per un buon gelato è il giorno perfetto! Ottimo, scelga pure! Voglio il vostro gelato più buono, così lo regalo al mio migliore amico, SpongeBob! Allora le do la nostra paradisiaca specialità! Tanto SpongeBob non si arrabbia se ne assaggio un pochino. Questo buono è scaduto da 2 anni e ormai non è più valido, mi spiace, non possiamo accettarlo. E adesso il gelato per SpongeBob.
Ascoltatemi bene, io vi ordino di accettare il mio buono! Accettate il buono! Attacco isterico al banco gelati! Accettate il buono! 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 Accettate il... Povero ragazzo, sconsolato e infelice! Sì, tanto infelice! Squallido, disgraziato, inutile! Scusi, Mateso, non le sembra di esagerare un po'? No, per niente! Lo guardi! Oh, ha ragione, come non detto, continui pure. Ascolta, amico, c'è solo una persona che può risolvere il tuo problema. Il proprietario della gelateria, che poi sarebbe il re di tutti i gelati. Il re di tutti i gelati? Proprio così, abita lassù in quella reggia. Wow! Se ti serve aiuto. Sì, mi daresti una spinterella? Permesso! Ciao, grande sterminatore! Oh no, non sono il grande sterminatore! Voglio solamente usare questo buono e prendere un gelato! Per darlo al mio migliore amico! Ma è scaduto, vedi? Esattamente come quelli, perché non so in che anno siamo! Ti capisco, io non so in che mondo siamo. Tu sei sveglio o sei babbeo? Rapanelli! Sei un genio! Può darsi che il tuo buono sia ancora valido, bisogna leggere le scritte piccole. Oh, non ci riesco, c'è da cavarsi gli occhi! Allora prova con questi due bicchieri. Oh, sì, molto. La tua tecnica al fior di latte è davvero notevole, ma non all'altezza della mia mossa stracciatella! La mossa stracciatella servirà solo a farti stracciare da me! Non sei un campione, sei molle! Più molle di un semifreddo! Sei un maestro dell'antica arte della sconfitta! Quindi, dammi il gelato! Prima blocca l'attacco granella! Hai combattuto con bravura e coraggio! Acconsenta a onorare il tuo buono! Che bello! Sì! Ecco, un bel cono gelato tutto per te! Oh, buongiorno Patrick, dimmi. Dunque volevo regalarti questo gelato che si è sciolto. Ma al suo posto ti regalo una stretta di mano vigorosa. Vado matto per le strette di mano, ma vado ancora più matto per i gelati. Vuoi farmi compagnia? Un altro ordine, benissimo! Allora, Spatola, sei pronta a preparare un nuovo sublime, fragrante, doppio... doppio frullato gigante! Caspita, è la prima volta in assoluto! Eccomi qua! Doppio frullato gigante! Ah, aspetti! Quasi dimenticavo! La ciliegina! Ecco, adesso un perfetto doppio frullato gigante. Non male, eh? L'aspetto è invitante. Ma è ghiacciato! Per Nettuno è assolutamente imbevibile! Anche un sapore disgustoso! Secondo me non hai la licenza per fare i frullati. Non ho la licenza per i frullati. Oh, si sbaglia di grosso, signore. Questa che cos'è? Ha visto? E la sua scadenza... È scaduta da 10 anni! E nonostante la licenza scaduta, tu mi hai preparato un frullato? Questo è inaccettabile! Voglio essere subito risarcito! Ehi, piano! Non dica cose delle quali potrebbe pentirsi. Torni domani, le prometto che SpongeBob le preparerà un frullato a regola d'arte. Ok, ci vediamo domani! Ah!
Mr. Krabs? Sono costretto a portarti a scuola. Eccoci qua, figliolo. L'Accademia del Frullato. Vedi, SpongeBob, le tecniche di frullamento si sono evolute dai tempi in cui studiavi tu. Non vedo l'ora di imparare. Sembra una macchina un po' complicata, ma non sarà un problema. Ah, delizioso e straordinaria anche la consistenza. Cavetto Spugna, sembra che tu abbia qualche piccolo problema, o sbaglio? Scoop, potresti spiegare dove si trova l'errore? Sì, subito, signore! Signore, il cadetto ha cercato di frullare quei comandi del pannello superiore. Signore, tutti i cadetti sanno che sopra ci sono strumenti di misura e che i comandi per miscelare stanno di sotto. Signore! Sono sotto. Non mi ero accorto. Mr. Crab ha ragione. Le tecniche di frullamento sono molto cambiate. Ora ci siamo. Ma quale gusto sarebbe? Credo sia meglio ricominciare dalle basi. Ascolta, cadetto Spugna, se vuoi fare un frullato devi sapere come ci si sente ad essere frullati. E quello che vedi non è altro che il frulla simulatore. Su, coraggio, andiamo. March, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Per essere certo che impari bene, selezionerò annientamento. Signore, nessuno è mai sopravvissuto a questo, signore! Silenzio! È l'unico modo perché impari! E adesso vediamo che cosa è rimasto di lui. Bello, possiamo rifarlo? Ecco che arriva il suo frullato! I miei complimenti, figliolo! È il miglior frullato che abbia mai assaggiato in vita mia! Mi avete visto? Ho attraversato un vero muro di mattoni, sono duro come l'acciaio! Coraggio, mondo! Fatti sotto! Oh, lui è perfetto! Guardate quante aria si dà! Che ti è venuto in mente, Squiddy? Osservate bene! Ti stai gustando il tuo gelato, Renato? Il mio nome non è Renato. Oh, hai ragione, non è Renato. Tu ti chiami Ehi. Come ti chiami? Ehi! Che ti dicevo? Ora lascia che ti dia una mano. Strano, non ho sentito niente. No, Squiddy, deve essere pieno di germi, non mangiarlo. Ah, i germi non possono farmi niente, tanto io sono più forte. Non ho ancora finito! Adesso infatti voglio provare le innumerevoli combinazioni con i diversi gusti di gelato e inoltre vorrei che usassi il mio cucchiaio! Presto, sicurezza! Abbiamo uno scroccone di assaggi al bancone! Oh, un momento! Che cosa fa? Caspita, i dipendenti di Goofy Goober sono molto fortunati. Possono mangiare tutto il gelato che vogliono sul lavoro. Sì, ma per regolamento solo durante la prima pausa. E a pranzo, e alla seconda pausa, e a cena. Wow, gelato tutto il giorno, che bello! Gelato tutto il giorno.
Tutto il giorno! Gelato tutto il giorno? Devo assolutamente farmi assumere e andare a lavorare da Goofy Goober! Mi raccomando, ragazzo, rilassato, concentrato e cerca, se puoi, di divertirti! Non si preoccupi, signore, sarà una passeggiata! L'ho sempre detto che il lavoro stanca! E voilà! Ciao, gente! Sono Billy Mangiatutto! Puoi mangiarmi in un boccone! Bravo! Un ottimo lavoro, novello! Adesso sì che puoi prendere la tua prima pausa! La pausa? Posso quindi mangiare il gelato? Tutto il gelato che ti pare! Ti ringrazio dell'aiuto, amico mio! E adesso possiamo rimpinzarci! Mi piacerebbe molto! Ma se non mi sbrigo farò tardi al lavoro! Sicuro di poter affrontare tutto quel gelato solo soletto? Che domanda inutile! Buona fortuna, nuovo assunto! Oh, mancano solo 2 minuti alla fine della pausa! Ancora 2 minuti di gelato! Ho il cervello ghiacciato! Cinque miliardi di anni più tardi! Ah, direi che la prova è andata bene, vero? Oh, tu sei licenziato! Non ha importanza, e poi mi sono scordato che sono intollerante al lattosio. La saluto! Pace, abbracci e gelato in quantità! Signor Squarepants, l'accompagno io al lavoro, perché va a piedi? Ma ecco, non volevo svegliarti, dormivi come un bebè. Bebè a motore, bebè a motore! Ciao, SpongeBob! Mi dai un passaggio? Certo, Patrick, sali! Evviva! Che bello! Quanti bottoni! Bottoni! Scusa, ti spiace! Fermo, non credo sia una buona idea, Patrick! Se continui a fare così, va a finire che come sia rabbia! Signor passeggero, stia composto! Bello il gelato! Sì, ma il cono? Oh, tranquillo, sarà sicuramente qua sotto! No! Adesso basta! Grazie del passaggio! Eccoci arrivati dove? Dove io lavoro, il Krusty Krab! Cosa? Ma non posso farmi vedere qui! Sono un'auto di classe, io! E questo posto è così volgare! Apri la portiera, se no faccio tardi! Oh! Devo andare a lavorare! Mi sembra chiaro, lei è privo di buon gusto, quindi faremo quello che voglio io! Ma devo andare a lavorare! E anche per sogno! Lasciami!
Lasciami! No, no, è quello! Non entreremo in quello squallido localaccio! Non serve entrare, possiamo ordinare anche da fuori! Non te l'avevo detto il gioco, 5 palline di gelato! Squiddy, sto lottando contro questa barca e tu fingi indifferenza! No, non fingo! Crabby fatti triplo con 5 palline di gelato, perdonami! Ma purtroppo non ho scelta! Ma cosa fai? Questa roba non mi piace! Ehi, ciao SpongeBob! Oh, no, ancora quell'idiota! Oh, sentivo un buon profumo di gelato! Basta, quei piloti automatici ho chiuso! E cosa ne sarà di me, signor Squarepants? Vediamo, forse ho un'idea! Le barche col pilota automatico sono proprio eleganti! C'è fermata ancora! Niente paura! Con questo sacco di monetine potrai divertirti per un anno intero! Aiutatemi, per favore! Smontatemi, rottamatemi! Mettete fine a questo tormento! Pietà! Tipo il gelato! Ok, vorrà dire che faremo un'altra puntata sul gelato! Chi è il pesce nocciolina che vi canta la canzone? Chi vi dà tanti gelati e tante altre cose buone? Ma chi è la persona che vi ha conquistato il cuore? L'uomo del gelato, Goober! Chi è il gelatai? No! È lui! Oh, dolce Nettuno! Bravo, il dolce Nettuno, per favore! Che orrore! Che orrore! Che orrore! Che cosa faccio adesso? Mi sta calcando! Meno male che non ho mangiato! Ho una nausea! Oh, che bello si mangia! Non è giusto! Non posso neanche divorare un panino! Oh, mamma! Nipote, perché quella faccia? Perché quell'antipatico del gelataio non vuole darmi il gelato! Mi ricorda i giorni senza lattosio del proibizionismo dei gelati. Erano tempi bui quelli! Il movimento antilattosio aveva fatto vietare il consumo e la vendita di gelato. Con tutte le gelaterie chiuse, cominciai a frequentare i locali clandestini. Oh, finalmente! Eccoci qua! Fermi tutti, mascalzoni! Se ti trovavano con in mano anche una minuscola pallina di gelato, ti sbattevano in prigione! Dove davano da mangiare solo prugne secche. Fu lì che imparai ad apprezzarle. Eh sì, a quei tempi per avere il gelato dovevi conoscere la persona giusta che te l'allungasse di nascosto. Ehi, io so a chi rivolgermi! A mia sorella! Se ci tieni così tanto, posso offrirtelo io il gelato. Pazienza. Buono gelato alla prugna! Patrick, che stai... Silenzio! Sta arrivando!
Buongiorno, bella bambina. Vuoi ordinare una delle nostre specialità? Due megastecchi al cioccolato. Ecco, ha risposto il cespuglio. È tanto questo gelato per una bambina piccola come te. Infatti non è per me, è per mio fratello maggiore. Tuo fratello? Oh no! Ecco il gelato! No, fermo! Basta! Gelato! 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 Si sta allontanando col mio furgone! Torna indietro! Numero due! Gelato! Scusi, potrebbe darmi un doppio gelato al cioccolato? Un doppio gelato al cioccolato, subito! No! A te non piace il gelato, tu vuoi mangiare soltanto i Krabby Patty! E tu, cancella l'ordinazione! A te non piace dare il 5 e non ti piace nemmeno il gelato! Sei certo di essere la mia coscienza? Io, beh, sono sicuramente e assolutamente la tua coscienza. Ehi! Se non ricordo male, nelle favole il naso si allunga se si dicono delle bugie. No, il naso ti si allunga quando dici la verità. Hai visto? Sì, che bello! Voglio avere anch'io il naso più lungo! Ho mangiato un gelato grosso come una mongolfiera! Cioè no, volevo dire! Non ho assolutamente mangiato un gelato grosso come una mongolfiera! Ehi! Adesso anch'io il naso lungo! Battaglia di nasi! Il mago è pronto a nasone! Evviva! Evviva! Cominciamo! Mi dispiace! Vedete di non lesinare sul triplo! Il vostro gelato, signore! Lesinare! Buono, ne prendo un altro! Stavolta però con meno cameriere, grazie! Ragazzi di tutta l'età, attenzione! Che bello! Ciao! Battete le pinne per l'orso batterista più cool del mondo! Bongo Bear! Alla tromba il viva al veredo swing! Clam! È apprezzato e ben voluto da tutti! 8 tentacoli su 88 tasti! E Rattipus! Questa è la nostra band! Un applauso per i Goofy Scoopers! E uno, e due, e tre, e quattro buoni gelati e molto altro! Con una splitta volontà il gelataio Goober questo fa! Forchetta, guarda un po', è proprio là, sta arrivando il Pipurra, il super gelataio della città. Siete migliori, bravi, ancora! I Goofy Scoopers sono finiti! Troppo vecchio stile! Quello che vogliono i giovani è un nuovo sound! Un nuovo sound! Esatto! E ho trovato un nuovo numero che spacca di brutto! Salutate il DJ Two Scoops! Mi spiace, ma non esistono altri robot musicali a tema gelato all'infuori dei Goofy Scoopers! Tum, tum! Punch, 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 punch. Patrick, non c'è
essere anche tu ai seducenti. Per favore, signor manager, da venirci dove sono gli Scoopers. Stanno suonando in caffetteria. Si stanno esibendo all'anfiteatro di Bikini Bottom. Sono partiti in tournée. Niente di tutto questo. Ho gettato quei vecchi robot nella spazzatura. Non si esibiranno da nessun'altra parte ormai. Aspetta un attimo, forse ho un piano. Possiamo smettere di piangere. Ma io non stavo piangendo. Stavo solo sciacquandomi gli occhi. Dicevi, scusa? Tu e io rimetteremo insieme i Goofy Scoopers per un ultimo concerto. Così tutti ricorderanno quanto sono stati grandi. Ma non sappiamo dove sono. È vero, però sappiamo come sono arrivati. Dove erano? Prima di andare, dove sono adesso? Ehi, belli! Dov'è Rock? Oh, lui non verrà! Cosa? Non so se riusciremo a cavarcela senza Rocktipus. Tranquilli, vi daremo una mano noi! Sarà divertente! Questa è la canzone che ho scritto! Noi entriamo dopo l'introduzione, cercate di starci dietro! Oh! Posso avere un altro gelato, per favore? Rocktipus! Ci sei anche tu! Scusate se vi ho lasciati da soli, mi piaceva fare il ponte. Ma che volete? Sono nato per fare musica! E come sta il ponte? No, lui se la caverà! Non abbracciano ancora, come facciamo? Se volete posso aiutarvi io. Sono DJ Two Scoops e sono un grandissimo fan dei Goofy Scoopers. Suoniamo insieme? Allora fa un tuffo nelle cascate gelate! L'unico parco acquatico fatto interamente di gelato! Potrai rilassarti dolcemente navigando su un fiume di panna! Sfrecciare con gusto sulle piste di un banana split! E come ciliegina sulla torta potrai provare la nostra attrazione più appetitosa! La torta Alaska, il tripudio di tutti i gusti che l'uomo conosca! Ed è tutta per te, Patrick! 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 Sveglia, Patrick! Si va in scena! Abbiamo un folto pubblico e... Ehi, perché il pavimento è bagnato? Oh, un altro dei suoi sogni coi gelati. Forse smetterà di sbavare dopo una ricca colazione. Oh, grazie sorellina, stavo facendo un sogno incredibile. C'erano gelati ovunque, c'era un fiume di panna e io navigavo sulla calda. E alla fine sono arrivato davanti a una torta gigante. Direi che per oggi possiamo chiudere i rubinetti. Ok, abbiamo appurato che oggi Patrick è particolarmente strano. Ora ho un po' di cose da fare, ci vediamo più tardi. Agli ordini, Capitano Sandy. Patrick, in questa fase il capo sei tu. Da, 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 da.
bene, funziona tutto a meraviglia. Cominciamo a contare. Vuoi che lavoriamo insieme o che io mi occupi di un secchio e tu dell'altro secchio? Il capo sono io. E poi metà sabbia nera. Il capo sono io. Il capo sono io. È tempo di introdurre la prima variabile. Dunque, una vaschetta grossa e una piccola, e all'interno la stessa quantità di gelato. Gelati gratis! Oggi gelati gratis! Affrettatevi! Oggi gelati gratis! Ehi, hey, hai sentito? Andiamo! Il capo sei tu? Gelati gratis! Oh, per 1000 concerti subacquei, gelati gratis! Ehi, amici, vi andrebbe di avere gratis una bella vaschetta di ottimo gelato alla frutta? Eccovi accontentati! Un bel gelato gratis, per favore! Sono finiti, riapro più tardi! Ma dico, che razza di mani sono questi? La tua vaschetta è più grande della mia. Se vuoi facciamo cambio. Sì. Il tuo gelato è di più del mio. Ma no, in realtà sembra di più perché è in una vaschetta più piccola. Beh, voglio rifare cambio. L'hai voluto tu, non c'è altra soluzione. E cioè? Ma Patrick, questo non è giusto. Il capo sono io. Ehi, tu non puoi, ok. E adesso la variabile 2. Riprende la distribuzione di gelati gratis. Questa volta ve li offriamo col cono. No, mi sono appena messo le pantofole. Tenete, picciotto. Odia qua, li prendo io, buon uomo. Aspetta, Patrick. Il capo sono io. Vorrei un cono gratis, per favore. Sono finiti. Per razza di modi. Il mio cono, posso avere il mio cono? Posso avere il mio cono? Posso avere il mio cono? Prima dammi una grattatina ai piedi. No, dai, andiamo. Il capo sono io. Va bene, gratto. Ehi, il mio gelato ti si sta sciogliendo in mano. Oh, ho io la soluzione. Patrick, io non sono affatto d'accordo con la tua soluzione. Non puoi criticarmi. Il capo sono io, quindi fai quello che ti dico io. Adesso conta i granelli di sabbia bianca. Va bene, se è questo che vuoi. 1.300.671, 1.300.672, 1.300.673. Fatto, ora conto i granelli neri. Oh, ma che peccato. Mi sa che dovrei ricominciare da capo. Ti piace il tuo gelato, Patrick? Sì, molto. Ci vuoi sopra della granella? Ehi! Caspita! Non mi aspettavo tutto questo! Non ti permetto di uscire! Senti, Gary! Senti, Gary! Aggiornami sulla situazione! Sono io la causa di tutto! Interrompere l'esperimento! Posso avere un... Gelato! Aprite subito la porta! L'esperimento è finito! Aprite subito la porta! Ehi, hey, hai sentito? Apri la porta! No, aprila tu! No, aprila tu! Non la voglio, aprila tu! Signor gelataio, SpongeBob non vuole aprire la porta! Ma sono io, Sandy! L'esperimento è terminato! Ma dobbiamo contare i granelli di sabbia! La sabbia non mi interessa! Io volevo solo osservare il vostro comportamento naturale, così ho installato microfoni e telecamere! Telecamere? Vi meritate un bel 7 più e anche gelato gratis a volontà! Che sta succedendo qui? So che è una domanda stupida, ma non è che è avanzato un po' di gelato? Oh, mi dispiace! È finito tutto quanto! Come tutto quanto? Che villani! Non è rimasto nemmeno un grammo! Ah, come avete potuto farlo? No! E ora che un nuovo esperimento abbia inizio! Ecco, forse qui ce n'è ancora! No, è vuota anche questa! No! Allora, cugino gemello cattivo Fitzpatrick, cosa ti porta in città? Niente di che. Pensavo di assumere la tua identità e rovinarti la vita come fanno i gemelli cattivi. Ah, sì? Bene, mi sembra una buona idea. Ehi, in attesa di mettere in atto i tuoi piani, propongo di andare da Goofy Goobers a farci una scorpacciata. Dai, vieni!
Eccoci! Vorrei due belle coppe gelato, per cortesia. Due extra large. E vedi di fare in fretta, d'accordo? Ehi, tu che cosa prendi? No, io non prendo niente. Sono venuto ad ascoltare la musica. Cioccolato, fragola, nocciola e vaniglia. Con una ciliegia sono una meraviglia. Da tutti questi gusti io mi sento pagato quando mangio gelato. Chi vi ha rovinato la giornata? Patrick Stella, Patrick Stella. Hai colpito in testa con la cioccolata? Patrick Stella, Patrick Stella. Voglio che il mio nome venga disprezzato. Patrick Stella, Patrick Stella. Odiatemi tutti in modo smisurato. Patrick Stella, Patrick Stella. Io sono una vera belva. Per voi non c'è più scappo, perché sono Patrick Stella. Patrick, io ho visto che cosa hai fatto. D'ora in poi non metterai più piede nel mio locale. Big Jim, vieni qua. Uno, due, tre. Per me uno e zero per mio cugino. Mi spiace tanto che ti abbiano cacciato. No, non preoccuparti. Vengo cacciato tutte le settimane. Ci vediamo lunedì, Barry. Sì, saluta tuo padre da parte mia. Cavoli, questa sì che è una bella delusione. Dai, cugino cattivo, non buttarti giù. Che ideona. Faremo un salto al negozio di fumetti. Vedrai che tornerai felice. Bene, è arrivato il magico kit del mago Mr. Magic. Oh, caspita, quanta roba! Un libro di incantesimi, la mia personale bacchetta magica. Qui c'è anche la barba di Rasputin e ovviamente l'indispensabile licenza per eseguire magie. Idea! Quindi piaceranno le mie nuove doti di mago? Una bella bibita fresca, croccanti alghe con poche calorie e jazz rilassante. I miei complimenti, Squiddy. Sei davvero riuscito a viziarti in modo disgustosamente osceno. E allora che il divertimento abbia inizio. Adesso rilassati e lascia che io ti stupisca e ti impressioni usando i miei poteri magici. Magici? Non è che per caso sai come fare a sparire per sempre? Che spiritoso che sei. Imparerò quella tecnica solo quando arriverò al livello 10. Ora iniziamo con qualcosa di più semplice, i giochi di prestigio. Prendi, devi tenere in mano questa carta. In pochi secondi io la trasformerò in una magica carta da gioco, proprio davanti ai tuoi occhi. Vediamo. Passo uno. Per quanto tempo dovrà ancora durare questa tortura? Bene, adesso passiamo direttamente a passo numero 3. Fare il cioccoliere, beh, se proprio insiste. Ovunque lei vada, deve portarmi lontano da qui. Poi prendi un'altra carta dal mazzo e mettila nell'orecchio. Uffa, a me non piace il gelato al pistacchio. Allora perché hai preso proprio quello? E per finire basta pronunciare la formula Obris Pobris. No, Squiddy, doveva essere un semplice trucchetto. Invece sei diventato un cono. Significa che... ora sono un mago di livello 10. Ti faccio tornare subito alla tua Squid Essenza. Magi, magia! No, non deve essere questo, vediamo. Alla Kazam! Abracadabra! Fugali, dugali! Non ci siamo, Abracobra! Nemmeno, apriti sesamo, non serve. Se te lo chiedo per favore, torni ad essere Squiddy. Ma credimi, mi dispiace tantissimo, amico mio. Io ti ho trasformato in un delizioso cono gelato e adesso non so più come fare per rimediare il mio terribile errore.
Non devi abbatterti, Squiddy. Su, ora smettila di piangere. Ti prometto che potrai continuare la vita di tutti i giorni, anche se adesso sei commestibile. Parlami di qualcosa, ti prego, Squiddy! Vista, vista! Fate largo, è un'emergenza! Ciao, Squiddy, va un po' meglio? Ciao, Squiddy, va sempre tutto bene? Ah! Squiddy, amico mio, guarda, ho qui qualcosa per te! Scommetto che ti terrà compagnia in questo vecchio e triste freezer! Devo dire che sono veramente una bella coppia. Io prometto che resterò per sempre di guardia al frigorifero. Ciao SpongeBob, che cosa stavi facendo? Ho trasformato il povero Squiddy in un cono gelato. Che brutta notizia. È una terribile tragedia. Che fine orrenda. Ed è tutta colpa mia. Hai detto cono gelato? Già, l'ho trasformato in un delizioso e soffice dessert al gusto di pistacchio. È proprio il mio gusto preferito. No, Patrick, smettila di mangiare Squiddy. Oh, scusami. Patrick! Non riesco a fermarmi. Ma insomma, Patrick, vuoi cercare di capirlo? Questo non è un gelato al pistacchio qualsiasi. Perché è artigianale? No! Perché questo è Squiddy! E gli ho promesso che avrei vigilato sulla sua delicata vita ghiacciata e devo mantenere il mio giuramento. Posso avere un... Due gelati, per favore. Grazie mille. A me uno, grazie. Chiedo scusa. Un gelato, grazie. Mi dispiace, ragazzo, ma li ho finiti tutti. Peccato, che sfortuna. Plankton, che cosa ci fai tu qui? E poi perché piangi? Che è successo? Ciao, SpongeBob. Io sto piangendo perché, come puoi vedere, ho comprato questi due coni gelato, ma ora mi accorgo che me ne serviva soltanto uno. E non so che cosa farne dell'altro. Beh, se vuoi posso mangiarne uno io. Oh, non posso crederci. Lo faresti davvero per me? Ma certo. Ehi, SpongeBob! Dimmi. Non è bello avere tutte le cose che si desiderano? Come ad esempio il cono gelato che hai mangiato ora. Tu potresti avere tutto quello che vuoi con un po' di sano esercizio. Esercizio? Ma certo, devi semplicemente imparare ad essere più autoritario. E io posso mostrarti come si fa. Autoritario, hai detto? Proprio così. Per avere quello che voglio. Mi sembra fantastico! Wow, molto bene! Ehi, SpongeBob! Non devi permettergli di sedersi addosso a te! Lezione numero uno per avere autorità! Ordinagli di alzarsi! Chiedo scusa, signore, ma lei si è seduto su di me? No, no, devi essere più autoritario! Eribi! Non ti ho detto di giocherellarci! SpongeBob, hai perso un'occasione d'oro. Devi essere molto più aggressivo per ottenere le cose che vuoi. Tu invece sei troppo molle! Ma sono una spugna! Ti prego, non dirlo! Tu... Quello è il tizio che prima ti ha soffiato il gelato, ricordi? Allora non lo vuoi indietro? Il mio gelato! Ehi, ehi, ferma, fammi a sentire! Il mio amico avrebbe qualcosa da dirti! Che cosa? Chi ha parlato?
Sei stato tu? Avanti, sputerrosto SpongeBob! E sii autoritario! Guarda che quello è il mio gelato! Ottimo! E adesso puoi mangiarlo! Adesso puoi mangiarlo! Oh, grazie! Oh, no! Ora ti faccio vedere io! Ehi, stecchino con i piedi! Sì, esatto, proprio tu! Torna subito qui! Ti avverto che se non mi restituisci immediatamente quel cono gelato, ogni singolo istante della tua vita si trasformerà in un incubo orribile e doloroso! Ehi, hai visto che metto a piangere? Certo, ma erano lacrime di gioia. Era troppo felice di vederti così autoritario. Evviva! Hai visto quanto può essere bella la vita? Quando sai fare il dominatore? Io avevo capito autoritario. Sì, anche quello. Beh, se serve per avere le cose, allora mi piace un sacco. Plankton, il mio comportamento ha fatto andare via tutti quanti. Esatto, ragazzo. Ma non mi avevi detto che sarebbero andati via tutti? Oh, scusa. Cosa? Un mega bucket? Tu mi hai usato solamente per... i tuoi sporchi affari! Sei stato gentile! Ma come? Non l'hai ancora capito, mio caro SpongeBob? Chi è gentile non ottiene mai niente! Soltanto le persone prepotenti riescono a conquistare il mondo! E cosa mi dici delle persone prepotentemente gentili? Cioè? Che cosa stai facendo? Io vedo! Aspetta, no, SpongeBob, fermati! Ehi, ciao, Larry! Sono appena stato sul pugno di terrore. Ragazzi, che brivido! Lo sentite? Questo è odore di adrenalina. Bob, piuttosto virile, Larry. SpongeBob, perché non hai odore di adrenalina? Non sei stato sul fiammeggiante pugno di terrore? Senti, devo farti una confessione. Non sono stato sul pugno di terrore perché... io sono affamato, sì, sono affamato! Sane! Ok, Patrick, tu ci vieni con me? Ho fame anch'io! Dovrei smetterla di farmi annusare. Ne vuoi? No, grazie, Patrick. Hai del gelato sulle sopracciglia. Lo so, succede sempre con questa marca. Vado a lavarmi. Torna presto, che andiamo a farci un giro lassù. Qual è il problema, SpongeBob? Oh, mio piccolo amico alla fragola, non so cosa fare, sono disperato. Patrick è il tuo migliore amico, non puoi abbandonarlo. Certo, lo so, ma sono assolutamente terrorizzato. Sei terrorizzato? Adesso ti terrorizzo io. Oh, 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 ti piace? Ti piace? Ti piace? Ti piace? È soltanto una giostra. Non c'è da aver paura. Tu puoi farcela. No, tu non puoi farcela, perché non sei che un bambino pauroso. Ah, davvero? Non provare a ripeterlo un'altra volta. Ai, no, basta. Ai, no, basta. Ai, no, basta. Ai, no, basta. SpongeBob, devo dirti una cosa. Anch'io avrei una cosa da dirti. Attenzione, attenzione. Il Globe World chiuderà tra 5 minuti. 5 minuti? Ai, cosa hai da guardare? Questa attrazione può causare pianto, urla, proiettili di vomito, amnesia, perdita della spina dorsale, incidenti imbarazzanti, gas incontrollabili e forti attacchi di diarrea esplosiva. Beh, tutto qui. Sai che roba, ho quasi tutti quei disturbi ogni mattina. Ultima chiamata per il fiammeggiante pugno di terrore. Ecco, meglio andare. Già. Allora andiamo. Forza, il pugno di terrore! Dopo di te! Ehi, ci siamo! Ciao! Tenete sempre braccia e gambe all'interno del veicolo. Fatto! Firmate questo impegno a non rivalervi sul Glove War nel caso doveste perdere la spina dorsale. Grazie, è stato un piacere! 10 secondi! Si parte, Patrick! 9! 8, è fantastico! 7,
6. Noi non abbiamo paura. 5, 4. Non siamo dei bambinetti. 3, 2. Siamo coraggiosi. Pare si sia verificato un problema tecnico. Accidenti, questa baracca si guasta continuamente. Beh, mi dispiace, ragazzi. Alla prossima. Patrick, ti confesserò una cosa. Avevo il terrore di salire su questo affare. Anch'io. E non sapevo come dirtelo perché... Beh, perché temevo di deluderti. Oh, ti capisco. Anch'io temevo di deludere te. Ma ora non dobbiamo più affrontare le nostre paure perché quest'oggi è già guasto. Già! Oh, guarda. Tutto a posto. Buon viaggio. Patrick, non voglio affrontare le mie paure. Ho paura delle mie paure. Addio, Patrick. Addio, amico. È finita, potete scendere adesso. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo sconfitto le nostre paure e abbiamo smesso di piangere. Siamo sopravvissuti al punto di terrore. Un momento, voi due, non scordate queste. Le nostre spine dorsali, sì! Voglio farlo ancora. Anch'io. Olga, sorpresa, anche quello! Corallo croccanti al malto! Oh, e ancora i lamponi di mare alla crema! Li abbiamo finiti. A dire il vero, abbiamo finito praticamente tutto. Devi pagare $86.50. Che cosa ne diresti di fare un bello scambio? Ti conviene pagare prima che chiami la polizia. Visto che hai osato rifiutare la mia proposta, ti farò vedere di cosa sono capace! Aia! Oh, mi fa un po' male il pancino. Aha, vedo che hai messo di nuovo le mani nelle mance. Oh, gelato! No, ti prego, non ho tempo per il gelato. Vorrei 4 palline. Patrick, non ti ricordi? Devo tornare a scuola. Oh, piantala di fare il guastafeste. Vieni, ti offro un bel cono gelato. Congratulazioni, signore! La informo che lei è il mio 100° cliente. D'ora in poi potrà tornare quando vuole e ordinare gelato gratis a volontà. Wow, che grande città! Qui farò la mia fortuna! A quei tempi la città era sotto il tallone del cattivissimo Deadeye. Questo è il posto giusto per una giovane spugna ambiziosa. Ma in attesa di fare fortuna potrei fare un salto da quel gelataio. Mi dia un bel gelato alla vaniglia, per favore. Tu sei nuovo di qui, vero? Già, appena sceso dal treno. Ma non mi dire. Due per favore, uno per me e uno per il mio migliore amico Patrick. Non mi interessa sapere per chi sono. Grazie. Ecco lei. Mi doveva solo 59 centesimi per i gelati. No, non fa niente. Ora ho così tanti soldi che non so più come spenderli. Allora la mia ex moglie si sbagliava. Sto lavorando nel ramo giusto. Due palline crema e cioccolato, prego. Doppia noccioline. Bene, mi deve 2,98. Ehi, Beth, avresti 8 centesimi da prestare? Fammi controllare. No, mi dispiace, Bill, niente. Lo sai, non capisco perché io li ho sempre i soldi quando tu me li chiedi. Ecco, non so cosa dirti, amico, io... Siete forse a corto di contanti? Vi aiuto io. Ecco fatto.
E sono troppi, mi servono solo 8 centesimi. Prendili, tanto ho già comprato il mio gelato. Ok, grazie. Figurati, ne vuoi anche tu? Ok. Scusami, ne hai un po' per me? Oh, vuoi un gelato anche tu? No, sono allergico, ma... diventerò il tuo migliore amico. Affare fatto. Ehi, credo che frequenterò questo tipo per un po'. Oh, anch'io. Siamo in due. Siamo in tre.